Bentornati a tutti su Acquario Low Cost per un aggiornamento delle varie vaschettine con le piantine che sono venute dai semi cinesi, insomma queste della Glossostigma o simil Glossostigma e niente, come potete vedere l'esplosione è totale, c'è ormai questa pianta che è esplosa tutti i sensi e questo è un po' il risultato. Ora io la tengo su un mobile come vedete e niente, diciamo che adesso c'è il sole, però vi faccio vedere che pratica. Ma mi ha anche chiesto qualcuno nei commenti come tenerla. Ora in questo caso c'è il sole diretto, ma qua perché appunto come avete visto è una finestra sul tetto. E niente, in pratica il sole è proprio di passaggio, ovviamente non può stare al sole più di tanto perché questa boccettina si scalderebbe l'acqua in modo pazzesco e quindi è da evitare il sole in genere, almeno che appunto non si metta in una situazione di passaggio. Come vedete ora io chiuderò un po'. Vedi il sole, se n'è quasi andato e c'è solo una piccola fascia adesso di luce che invade la boccia, diciamo, questa è una boccia piccolissima, sarà 1 litro, 2 litri, non so, ad ogni modo la luce del sole passa per qualche minuto e non ce la fa scaldare l'acqua, altrimenti ovviamente morirebbe tutto perché andrebbe quasi in ebollizione l'acqua col sole di adesso e niente, in pratica giusto per anche rispondere un po' ai commenti che mi sono arrivati, se si vuole fare una cosa del genere appunto bisogna metterla in una zona dove non ci batte il sole ovviamente, dove c'è una buona illuminazione ma non il sole diretto. Se proprio si vuole dare un po' di sole diretto si può dare un po' di sole ma quello mattutino perché ovviamente è un po' meno potente, soprattutto in questo periodo e soprattutto nei periodi che verranno, quindi luglio e agosto. Quindi un pochino, un quarto d'ora di sole mattutino, ecco, se c'è una zona della casa, una mensola, non so, dove potete metterla e vedete che il sole, ci arriva il sole mattutino, quello delle 9, alle 10, per 10, 15, 20 minuti al massimo. Ecco, è una buona posizione perché in quel caso non si scalderà troppo l'acqua. Poi ovviamente dipende anche dalla grandezza del contenitore. Questo essendo proprio piccolo piccolo non ce la fa. Se il contenitore è un po' più grande, allora ecco, l'esposizione al sole può essere anche di qualche minuto in più. Però ripeto, un sole mattutino che non sia devastante, che non scaldi troppo, è solo per qualche minuto. E come vedete qua non c'è assolutamente formazione di alghe, questo perché la piantina evidentemente è sufficiente a fare in modo che a contrastare insomma le alghe. Per cui questo è un piccolo acquarietto che comunque può durare diversi mesi se messo nelle condizioni adatte. Poi in genere ci metto un coperchietto ovviamente per fare in modo che non evapori l'acqua, altrimenti evaporerebbe l'acqua nel giro di pochissimo tempo e dovreste fare continui rabocchi. Andiamo a vedere gli altri che sono anche più vecchi, vi faccio vedere un po' di cosette. Allora, ci tengo a far vedere questo perché in pratica se andate a vedere i video miei precedenti, questo è il primissimo esperimento che feci con la Calli. Comunque con quella piantina che viene dai semi più piccoli. E in pratica, come potete vedere, la pianta sta in una zona della casa dove anche qua è illuminata da una finestra sul tetto, e però non ci arriva sole diretto se non quello mattutino appunto di pochi minuti e la pianta sta benone. E non è neanche cresciuta come è capitato di vedere in altre condizioni. Ora io sto facendo un po' di riflessioni su sta cosa e onestamente credo che questa pianta cresca in modo anomalo se si mette sotto una luce artificiale, ma
alla luce ambientale a uno spettro luminoso completo, la pianta, come vedete, rimane bassa. Adesso sarà un paio di mesi che è così, quindi non è ancora detta, vedremo lo sviluppo nei prossimi mesi. Io la lascio qua, come vedete un pochino si è espansa, non troppo, però diciamo che è rimasta comunque super bellina, verde, e non muore, insomma, non cresce in modo incredibile, però allo stesso tempo rimane carina e è interessante perché permette comunque di mantenere un layout. Infatti adesso nei prossimi giorni voglio fare un piccolo acquarietto. Questa è una vaschetta di cioccolatini che sarà 3-4 litri, non so, e niente, però appunto essendo stato un esperimento in realtà la voglio lasciare per vedere fino a che punto la pianta appunto reggerà. E considerate che qua non faccio niente, non fertilizzo, aggiungo un po' d'acqua, come vedete non è nemmeno che l'ho portata all'altezza massima, la tengo un po' insomma sotto metà o a metà circa, ogni tanto rabocco, anche però in realtà poco perché come vedete ci avevo inserito il tappo, per cui niente, in realtà non ci faccio niente. L'unica cosa che ho fatto è mettere dell'argilla verde nel fondo, cioè argilla verde e poi sabbia e basta. Questo secondo me cosa fa? Fa in modo che l'argilla verde elimina comunque gli inquinanti in eccesso, facendo in modo che non si formino le alghe. Le alghe infatti non ci sono se non un pochino di diatomee qui sulla parte bassa del vetro. Per il resto non c'è assolutamente alghe, quindi secondo me è anche dovuto all'argilla verde come fondo. Quindi niente, questo è un piccolo esperimento che mi piace portare avanti perché appunto ho notato che in queste condizioni la pianta rimane bassa, carina, come la vera callitricoide. Ora non è ancora chiaro se è vera callitricoides o no, quello che è sicuro è che anche la callitricoides, se non viene potata spesso, e raggiunge comunque altezze, soprattutto se non c'ha una luce consona, raggiunge altezze come questa. E magari le foglie rimangono più piccole, probabilmente questa invece tende a fare foglie più grandi, quindi bah, non si sa, probabilmente non è la callitricoides, però è una pianta che comunque sicuramente è interessante. E ad ogni modo, come dicevo, anche la vera callitricoides cresce, se non ha le condizioni adeguate, fino anche a 15-20 cm, un po' come ho visto fare a questa pianta in altre occasioni anche da altre persone. Quindi vedremo, insomma, porterò avanti questa vaschetta e vedremo gli sviluppi. Ma non finisce qua. Ecco, perché questo invece è il bicchiere che avevo fatto sempre tempo fa. Se guardate i video indietro troverete i video che riguardano questo piccolo esperimento, ed era l'esperimento della piantina per vedere se i semi sarebbero germinati anche con la colonna d'acqua sopra, cosa che è successo, come vedete sono germinati. E non solo, anche in questo caso, come vedete, la pianta rimane bassa e voi probabilmente non ci crederete, ma io qua non ci faccio niente. Adesso non riesco a metterla a fuoco. Qua io non ci faccio niente, non ho neanche cambiato l'acqua, anzi sì, dai, l'ho cambiata una volta, però poi non ci faccio niente, non fertilizzo neanche, perché forse, anzi sì, ho fertilizzato una volta, ma ecco, per fertilizzare questi sistemi ovviamente bisogna andarci molto piano. Quindi come faccio per fertilizzare un bicchiere del genere? Semplice, se utilizzassi anche solo una goccia di fertilizzante, che sia potassio o microelementi, sarebbe troppo, perché in questa quantità sarebbe troppo anche una goccia. Quindi che cosa faccio? Prendo un bicchiere normale, un altro bicchiere, lo riempio d'acqua, ci metto una goccia di, magari di potassio e di microelementi, una goccia, in un bicchiere.
o magari mezzo litro d'acqua. E poi aggiungo un pochino d'acqua da quell'acqua. Quindi non inserisco una goccia, ma inserisco la goccia diluita in un bicchiere o in mezzo litro d'acqua. Ecco come eventualmente è possibile fertilizzare questi piccoli sistemi. Però vabbè, io in realtà sì, sperimento, mi diverto e gioco. Però in realtà non è che le volevo portare avanti, diciamo che visto che stanno benone, come vedete anche qua non c'è un filo di alga. Quindi, visto che tutto procede alla grande, mi dispiace lasciare, cioè togliere. Quindi voglio vedere fino a che punto riesco a mantenerli e soprattutto fino a che punto la pianta riesce a star bene. Come vedete anche qua non c'è una foglia gialla, quindi perché eliminare tutto? Voglio vedere fino a che punto, fino a quando riuscirò a farla vivere e a mantenere questo sistema. Quindi niente, insomma, questo è un po' quanto vi ho voluto aggiornare su tutti questi piccoli esperimenti. Spero siano utili e vi aggiornerò con gli sviluppi. Vedremo fino a che punto riesco a mantenerli e cosa succede a queste piantine in queste condizioni veramente estreme. Bene, ci vediamo in un prossimo video e buona giornata a tutti.